luglio del 1950, quando la ditta Alfonso Bialetti di Crusinallo deposita il brevetto di un'invenzione destinata a cambiare per sempre il modo di fare caffè nel mondo. Nasce la moca, che è probabilmente in questa forma quella che la maggior parte di voi ha in mente, aggiornata poi in alcuni dettagli, come il pomello che non è più adesso poligonale, ma è stondato, così come il manico che è arrotondato e così come il celebre logo dell'omino coi baffi di Paul Campani che è emigrato dalla caldaia al serbatoio. E quindi dicevo, la moca che voi avete in casa è un oggetto in realtà che viene dagli anni 50. Per risalire al progetto originario di Alfonso Bialetti invece bisogna andare al 1933 in cui la moca ha all'incirca questo aspetto, quindi ha la base a contatto con la fiamma molto più stretta e i dettagli che sono in legno e non in bachelite e in plastica come saranno successivamente. Alfonso però era un grandissimo inventore e un uomo di grande sensibilità, ma con uno scarsissimo senso imprenditoriale, tant'è che nel 1933 è già passato per diversi fallimenti quando fa questa invenzione. Quindi, durante la guerra decide di seppellire il progetto dello stampo e sarà soltanto quando il figlio Renato tornerà dalla guerra, figlio Renato l'omino coi baffi, che deciderà di seppellire lo stampo del papà, fare un aggiornamento nel progetto e poi con un grande investimento pubblicitario e una favorevole congiuntura del mercato portarlo al successo mondiale che tutti conosciamo. Quello che invece la maggior parte di voi non può conoscere è che faccia avesse questo Alfonso Bialetti che qui vi mostro in una foto di famiglia. Questa è in realtà la sua seconda famiglia perché la prima era morta per un'epidemia di spagnola. Qua c'è Germana, Ada, Luisanna, qui seguirà poi un'altra bambina Tina, e questo ragazzino è il primogenito Renato. Ma il dettaglio che mi colpisce di più in questa foto è questo, cioè il dito aristotelico terreno che punta verso il basso di Alfonso e che io non posso fare a meno di paragonare con l'altro celebre dito che guarda all'insù del figlio Renato.